Salve, benvenuti nella fattoria di zia mia, quella grandissima bu... Allora, benvenuti. Ciao, ciao. Allora, quanti siete? Io, il mio amico scemo, e qualche salsiccia. Ok, capisco. Ok, accomodatevi dentro la fattoria. Ok, andiamo, Peppe. Eccola. Oh Roberto, che stai facendo? Come che sto facendo? Sto parlando con mia mamma. Che significa stai parlando con tua mamma? Come? Questa qua dietro è mia mamma. Ah, tua madre è una vacca. Via conferenza. Vabbè, mi fai sentire almeno tua mamma che fa. Come? Mamma, fai il tuo verso. Ok. Hai visto? Peppe, andiamocene via. Ma stanno dicendo che sono brutta. Non stanno dicendo che fai proprio schifo. Ragazzi, ma che bella giornata di sole. Esatto, è proprio una bella giornata per fare cosa? Per fare oing oing. Bravo, facciamo boing da boing. Noi nel senso facciamo il nostro verso. Ah, non me ne frega un cazzo. Bravo, tu sei uno di poche parole, ma buone. Parole molto buone. No, vabbè, Peppe. Non ci credo. Ma che piccoli prosciutti che crescono. No, Peppe, li traumatizzi. Cosa ha detto? Siamo dei piccoli prosciutti che crescono. Ti rendi conto che mi hai traumatizzato i porcelli? Sciro, come si allatta una mucca? Ah, ok, dobbiamo spremere le marmelle, le marmitte, tiene le marmitte, una Ferrari questa. Ok, allora, Ciro, toccala, vediamo che succede. Ciro, troviamo una mucca che non si caga sotto. Allora, signora mucca, possiamo allattarla? Come, scusi? Per favore, possiamo prendere il suo latte per far mangiare le nostre salsiccine? Ma certo, prendete tutto il latte che volete. Oh, aiuto! Oh, fatemi scendere! Vai, Ciro, prendi il latte. No, bello che stai facendo... No! Vai, Ciro, prendi tutto il latte. Non si preoccupi che Ciro è bravo a smammellare una mucca. Oh, oh, no, 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 questo qui no, non c'ha manco le braccia. E infatti, lui lo fa con un'altra cosa. Peppe, che cacchio è stato? C'è Ciro che sta smammellando una mucca. Ah, era una brava mucca. Allora abbiamo poi la margherita. E poi oltre alla margherita, che altra pizza avete? Abbiamo la pizza prosciutto e funghi. Wow. Salsiccia napoletana, ma ti rendi conto che stai vendendo la pizza ad un maiale? Oh, io mi sono rotto il cacchio di mangiare il fieno, di mangiare la mia schifezza. Voglio una pizza come si deve napoletana. Ok, quindi questo. Ok, qual è il totale? 13 euro. Ok, perché ora arriva? Per le 4 e mezza la pizza saranno qua. Ok, aspetto qui, arrivederla. Arrivederci, frate, ma grazie per aver ordinato la pizza. Ma ti rendi conto che i maiali ordinano le pizze? E mela, ma si stanno evolvendo gli animali, non lo sapevi? Ma al punto di pigliare il telefono, chiamare a salsiccia napoletana e di portami una pizza. Va bene, da questa parte cosa c'è? C'è un cartello. Ristorante degli animali. In che senso? Ah, praticamente questa è la zona dove mangiano. A me sembra che non mangiano solo gli animali, ma pure i puerchi. Uè, l'uadvananzia! Vatten! Oh, osce, che la ramugliarami! Oh, e quindi? Stanotte me la chia... Voglio mangiare. Oh, mi sembrano con la moglie, ma... No, là mi sembrano con la moglie. Vuoi che hai tu sfongo? Fa bravo! Perché adesso ne... I da Ciro, me merda, da Ciro! Oh, ma ronno rogarman. Roberto, tutto bene? Sì, mi portate un po' di scotch che cerco di riattaccarmi le...
Ho dimostrato. Mi ha staccato le palle! Peppa, andiamo via da sta fattoria. Andiamoci a fare una pizza da salsiccia napoletana. Oh, la pizza! Ah, finalmente è arrivata. Ecco qua la tua pizza. Grazie per la pizza. Con che cosa mi paghi? Aspa che vado a prendere l'obulo. Ecco, sto arrivando. Le piace questo? Oddio, funziona! Sì, la provi. Ok, l'accetto, arrivederla. Arrivederla. Minchia, fammi mangiare sta pizza che tengo una fame che mi posso mangiare una balena viva. Cosa è successo a Filippino? Cosa mi è successo? Due salsicce mi hanno smammellato, mi hanno staccato le gambe. Invece di tirare la mammella, mi hanno tirato le gambe. E mo le gambe dove te le hanno messe? In culo.